got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. Vacanza Tropea? Sì, assolutamente. Però sei di? Sono di Lucera, provincia di Foggia. Ah, sei di Foggia, ho molti amici e molte amiche a Foggia, sai? Vivo da molti anni fuori, insomma. Prima volta a Tropea? Sì, prima volta, molto bello. Dovevamo fare un'escursione, però si è alzato il mare e non siamo andati. Cosa ti sembra Tropea? Bella, devo dire la verità, molto bella. Quindi oggi mare, poi tarda serata, il corso, la passeggiatina, la degustazione, il gelato. Quando ripartite? E giovedì. Giovedì, quindi ti consiglio, da buon calabrese, di portarti su a Foggia. Cipolla di Tropea, brasilena e soppressato. E nduja. Va bene, va bene. Sono tutte vostre? Sì. Diamo un nome alle birre. Questa la chiamiamo? Vai, vai. Antonella. Allora, Antonella. Ah, tu le chiami di solito, le birre. Di dove siete? Siamo del Veneto. Veneto, prima volta qui in Calabria Tropea? Prima volta, sì. Che te ne pare? Molto bella, fantastica, meravigliosa, devo dire. Beh, con un panorama così. Come vi siete conosciuti? È una storia un attimo lunga. Ci lega la passione per i vini, vigneti, vini, tutta una storia così. È una bella passione. Ci può indirizzare su un buon vinello? Io conosco un sacco di vini in Calabria, vabbè, in tutta Italia naturalmente, e quindi noi facciamo queste, come dire, gite enoturistiche, enogastronomiche. E ci facciamo dei giretti così, infatti veniamo da Marsala. Giusto per rimanere in un tema, Marsala. Quale vino consigliereste al tavolo di fianco a voi? Allora, sinceramente i vini di questa zona li conosce più Matilde, perché è calabrese, quindi per cui lascio la parola a Matilde. Matilde, il vino qual è? Allora, io adoro il Critone di Librandi, non so se c'è da queste parti, che si trova però sul Cirò, sulla zona del Cirò. Da queste parti assaggerei, non lo so, non so se c'è il Pecorello da queste parti, però mi sa che è sempre nella zona del Cirò, però mi ispira come termine, quindi vedo che... My bestie and your bestie, sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chokin' mo fina, anane. Chokin' mo fina, ne. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze, big palm trees. I tell you life don't get no better. Semplice, cosa abbiamo acquistato? Prodotti di Tropea. Cipolla? Sempre. Chokimo fina anane, chokimo fina ne. Akeya mama ngwele, step on the dancing floor. Hips be winding, DJ rewinding, take it to the island way. Keyo baby mama, put on your dancing shoes. One drop it, pop it low now, take it to the max now. Jam in the small jam way, jam in the small jam way. Allora, in quel di Tropea, proprio qui all'affaccio, siamo con Mirko. Mirko che arriva da Palermo. No, lo devi dire bello. Sugna Palermo. Palermo, sugna Palermo. Oh, che te ne pare di Tropea? Tropea a Chianata si fa sentire, a Chianata. Però è bella. Però è bella, bella, bella. Primo anno a Tropea? Primissimo anno, primissimo. Vedo che sei circondato da tutta la famiglia che sta facendo foto, riprese. La ragazza, i suoceri. Quindi allora la tua ragazza che si chiama? Ilenia. Ilenia, poi abbiamo? Poi abbiamo Elena, la mamma di Ilenia, e Gianni, il papà di Ilenia. E Gianni, noi andiamo da Gianni. Good time crew, all across the islands. Grab your shoes, let me two by two, and now we shine.
Gianni, allora, prima volta a Tropea? No, no, già una decina di volte sono venuto qua. 10 volte? Quindi è segno che è proprio... Vi piace tantissimo Tropea? Abbastanza, abbastanza bello. Fino a quando starete in vacanza? Fino al 17, fino al 20, però no, a Reggio, fino al 20 e a Reggio Calabria. Quindi da Palermo a Tropea... Andiamo a Reggio. Volete salutare qualche amico vostro di Palermo che non è venuto là? Aspetta che sta tornando il nostro amico ancora. Sempre qua sono, sempre qua. Tutto bene? Benissimo, benissimo. Ti vedo bello sprintoso. Sì, assolutamente, ormai a televisione siamo un tutt'uno. Cerco il mare in autostop. Dai tuoi occhi a un altro shot. In entrambi mi ci perdo. Tu mi fai uno strano effetto. Tutto il mondo resta fermo. Ma che bella famigliuola! Di dove siete, signore? Altamura. Altamura, i vostri nomi? Sara. Giuseppe. E Benedetta. Benedetta. Prima volta a Tropea, signore? Sì, prima volta. Ti piace? Bella, bella. Quindi da ritornarci e da consigliarla sicuramente. Fino a quanto state qui a Tropea? Fino a sabato. Sì. Non proprio a Tropea, però siamo a pochi passi da Tropea, insomma. Rischio come una slot. Questa storia non è un casino, è un casino. Cerco il mare in autostop. Dai tuoi occhi a un altro shot. In entrambi mi ci... Questo è tutto il sole di Tropea? No, era già di prima di Genova. Ah, già di Genova. Però il sole di Tropea è bello. Sì, però siamo arrivati oggi, quindi. Tuo nome? Chiara. Chiara, eh? Andrea. Quindi di Genova siete voi? Ok, prima volta in Calabria, prima volta a Tropea? Esattamente. Come vi trovate? Bene, dobbiamo andare a un matrimonio sabato, quindi... Ah, e voi quando vi sposate invece? Noi no, per ora no. Che no? Non sono tipo da matrimonio. Però stiamo resistendo da 15 anni. Stiamo resistendo da 15 anni insieme. Me ne auguro altri 150 io. Quindi prima del matrimonio o anche dopo del matrimonio, un'altra capatina in quel di Tropea. Sicuramente. Assolutamente sì, mare meraviglioso. A mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano a mano. Nel frattempo noi vi chiediamo i vostri nomi. Salvatore. Salvatore, eh? Alessia. Alessia, dove siete? Io di qua, Calabrese. Tu? Marchigiana. Prima volta a Tropea? No, per me no. Per te? No, no, neanche. Allora, noi aspettiamo un attimino l'opera, così poi facciamo una bella ripresa ad opera finita. Mano a mano, mi perdi e ti fermo, e quello che sta mi sembra più assurdo di quando la notte risempre più vera. Sabato sera, ma dammi la mano e torna vicino. Può nascere un fiore nel nostro giardino. Un aggettivo per questa cittadina? Ovviamente straordinaria, come sempre. Noi siamo qua della zona, quindi la conosciamo benissimo. Ovviamente non ci sono aggettivi per descriverla, straordinaria. Tropea è fantastica. L'estate non si può fare a meno a non venire a Tropea, ecco. Di tutta la Calabria, secondo me, non si può fare a meno. Assolutamente sì, sì, tutta la Calabria in generale, poi essendo qua vicini, ovviamente Tropea è una tappa da non perdere. Siete di? Cosenza. Ti chiami? Andrea. Andrea. La tua ragazza? Mia moglie. Tua moglie, bellissima, bellissimi occhi, complimenti. Allora, a Cosenza siete venuti qua, in questo bellissimo borgo, a Tropea, la prima volta? No, ci vediamo spesso.
ogni estate veniamo qua a farci un giro. Perché è stupenda. Ma che da quando ero piccolo, piccolo mio padre mi portava qui. E quindi ho portato pure a lei, ho portato qui a vedere le parti belle della nostra Calabria, insomma. Se chiami questa notte io ti risponderò, per dirti 100 volte per te io ci sarò. E non mi importa niente quanti chilometri, tu pensami più forte finché non sarò lì. Ti raggiungerò, oh 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 oh, ti raggiungerò. Marilena, come sta andando questa stagione? Ringraziando a Dio sta andando abbastanza bene. E le aspettative erano quelle che già c'eravamo previste e poi tutto procede bene. Quindi c'è molta gente, c'è molto turismo? C'è turismo, c'è tanta gente, sì. Tropea veramente quest'anno sta dando ancora di più rispetto all'anno scorso. Ci parla profondo, guardaci dentro, guardati intorno. Soffio il vento del destino, chissà dove porterà, solo per starti vicino. Questa notte tra le note che escono dal finestrino, in giro per la tua città. Io ti seguo e non mi importa dove vai. Se chiami questa notte io ti risponderò, per dirti 100 volte per te io ci sarò. E non mi importa niente quanti chilometri, tu pensami più forte finché non sarò lì. Ti raggiungerò, oh 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 oh, ti raggiungerò. Siamo sempre in quel di Tropea con il signor Alessandro. Signor Alessandro, da dove arrivate? Roma. Prima volta a Tropea? Prima volta a Tropea. Come le pare? Molto bella. Paese molto bello, la gente molto, molto socievole. Devo dire che sono contento. È un giorno e basta che sono qua, però sono molto felice. Quando sarete qui in vacanza? Lunedì prossimo ripartiamo. Quindi parlerete sicuramente bene della nostra Tropea? Assolutamente sì, ma già ne parlavo prima quando avevo conosciuto Capo Vaticano. Tropea parlerò bene ugualmente, okay. Se non di più. Volete salutare qualcuno che è rimasto in quel di Roma? No, tanto stanno tutti in giro, però saluto i miei figli che stanno in giro così a zonzo per l'Italia. È stato 2021, Borgo dei Borghi, Tropea, siamo con il nostro amico Francesco. Francesco, di dove sei? Bologna. Ci hai pensato un attimino? No, origine thailandese, ecco. Ah, ok. Mi allontano che voi thailandesi quando picchiate... Sei tranquillo tu? Le tibie forti. Ok, senti, Tropea, che te ne pare? Bellissimo, assolutamente. Ma è il primo anno che venite qui o...? Il primo anno, prima volta, molto bella e si sta bene. Persone gentili e... Il mangiare è ottimo. Ottimo, ovvio. Ok, vuoi salutare qualcuno? Ma saluto la mia ragazza che è qua, che non vuole partecipare. Si defila la tua ragazza, si vergogna un pochettino. E mio figlio soprattutto, ciao Liam. Prendiamo un volo e andiamo, basta che mi prendi per mano. E sono già sopra le nuvole, non c'è bisogno di andare lontano. E balliamo per tutta la vita, come se fosse sempre stasera. Frittura? Panino col polpo. Panino col polpo. Vacanza? Sì, sì. Dove siete? Qui a Capo Vaticano. Ma siete originari di? Lucania. Prima volta a Tropea o siete già? Prima volta, sì. Che te ne sembra? È un bel paese, sì. È una bella città. Poi c'è il nostro bel mangiare. Mi raccomando, quando salite, lo sto dicendo a tutti, fatevi una bella scorpacciata di soprassata, andui, la cipolla di Tropea. Sì, per forza. Vacanza a Tropea, Borgo dei Borghi 2021, come vi trovate? Siamo arrivati ieri, però bene, benissimo. Ma voi di dove siete? Io sono di origine molisana, ma vivo a Firenze. Primo anno qui in Calabria? No, sono sposato con un calabrese, quindi te lo immagini, ti hai beccato quella sbagliata. Quindi fino a... Sono bene.
Vabbè, naturalmente da buon calabrese è normale che... Secondo me mi ha lasciato qua. Vabbè, qua c'è tanta scelta eventualmente. Domani divorziate e buonanotte. La sorella, lascia fare. Ah, che poi ci accusa, no? Allora, a chi salutiamo? Vi vedo pensierosa. Nel senso, volete male a tutti, secondo me. Ce ne sono tanti da salutare. Salutiamo a tutti, signor. Colleghe, amiche. Amiche, sorelle, fratelli. Parliamo per tutta la vita, come se fosse sempre stasera. E ogni volta che guardo i tuoi occhi capisco niente, ma non fa niente. Se l'estate è più calda di sempre. Venite da? Torino. Torino. I vostri nomi? Cristina. Michela. Qua a Tropea da quando e fino a quando? Dal 10 al 20, da Lorenzo. Bellissimo! Com'è Tropea, questo borgo d'Italia? Bellissima, no, è impareggiabile. Te con me la gente di Calabria? La gente è calorosa, simpatica, socievole, divertente. Non siamo mai state sole un attimo. Cosa vi porterete di questa vacanza? Questa vacanza il calore. Assolutamente il calore, sia della gente ma anche del posto, bellissimo. E il mare, bellissimo il mare. Tramonti da incanto. Il tramonto più bello d'Italia, diciamo la verità. Quindi volete salutare qualcuno? Avete qualcuno da salutare? Sì. Salutiamo la mamma, sì, siamo sorelle. Oh, allora salutiamo la mamma di queste due bellissime ragazze. Evviva la Calabria, evviva! Viva la Tropea! Streaming, aspettiamo solo che ci siamo tutti. Siamo zingari per strada in giro all night long. Questa sera entrano solo quelli brutti. Calmare non serve bon bon. E dimmi che in questa notte nera, a cena in canottiera, tutto si avvera. E ora che suona la mia banda, farà bailar la banda. Salta, salta. Siamo alla conclusione del nostro format web estivo Calabria Summertime. Questa sera siamo stati in quel di Tropea, il Borgo dei Borghi 2021. Vi ricordo che ci potete tranquillamente vedere sulle due pagine di Facebook. È stato in Calabria, è meraviglioso, hanno inventato il mare. Noi vi salutiamo, Arturo e Francesca vi invitano a vederci su Facebook. Un saluto anche alla nostra operatrice di ripresa, Roberta. Ciao! Aspettiamo solo che ci siamo tutti.